Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi ritorniamo su eFootball 2024 con il nostro format della domenica a caccia di talenti. Oggi andiamo a provare un giocatore molto molto interessante che in tanti mi avete segnato anche nelle live ovviamente, e ho deciso di provarlo e di vedere, perché dal potenziale c'è tanto da vedere. Un 4 stelle, non stiamo parlando di un 5 stelle, stampando in un 4 stelle molto molto valido e prendibile con i contratti mirati. Detto questo, per andare avanti, lo sapete, quello che l'ho ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti, c'è sempre un bel like di supporto. Siamo un passo dai 3000 iscritti, dai ragazzi, ci siamo, veramente manca davvero tanto. Così controllate sempre se guardando il video siete iscritti al canale, se non l'avete fatto assolutamente cliccate il tasto iscriviti, un bel like per supportare anche il video. E adesso andiamo a vedere il giocatore che oggi andiamo a provare scoprendo altri talenti di questo videogame. Oh, mi è stato suggerito anche da qualche ragazzo forte, forte che fa prova questo giocatore che è straordinario, è prendibile ancora oggi nei contratti mirati, quelli della Liga Messicana, soprattutto di Lainez, taglio al centro, un giocatore che può ricoprire svariate posizioni, l'esterno di centrocampo, sia a sinistra che a destra, il trequartista e l'esterno sinistro e l'esterno destro. Non può fare seconda punta, anzi potrebbe volendo farla adattandosi, ma perde overall. È un 4 stelle, però come vedete dribbling 94, posto stretto 83, controllo palla 82, accelerazione e velocità non va sopra i 90, controllo corpo 87 e comunque nei passaggi non è affatto male. Vedremo un pochino come si comporterà, lo metto esterno inizialmente, poi lo vorrei provare anche trequartista. Vedere un po' se effettivamente il suo... lo fa, vediamo l'abilità, finto doppio passo, doppio tocco, Veronica, taglio spalle giro, controllo di suola, agiro istante, colpo di tacco, passaggio filtrante, cross calibrato e astuzia. Tutte le abilità per un esterno e comunque anche come trequartista non dovrebbe essere male, peccato perché è un taglio al centro. Fosse stato rivista creativo, seconda punta, trequartista scusate, era perfetto, perfetto. Quindi vediamo un po' come si comporta in game. E se nel caso dovesse comportare bene, perché no? Sarebbe un'ottima risorsa. Eccoci qua, come vedete ho fatto una modifica proprio alla formazione, togliendo Messi e mettendo proprio lui, il giocatore che si becca anche un punticino in più grazie all'allenatore sulla velocità, fa 94, dribbling 96, posto stretto 85, controllo palla 84, insomma sono belle, belle statistiche per un giocatore comunque 4 stelle. Ripeto, grazie a chi me l'ha fatto notare, e ero indeciso se provare magari in questo caso a mettere comunque un giocatore di peso davanti piuttosto che Samueletto, che comunque ragazzi cioè, è straordinario, c'è un cazzo da fare. E vediamo, vediamo, dai, adesso siamo in questa situazione e andiamo a provare. Allora, se l'ho trovato, vediamo chi sarà il nostro primo sfidante di oggi. Un divisione 2, Besiktas, aia. Allora... Lainez sta bene, dico la verità, e ha forma fisica normale, quindi questa è una pecca, quindi occhio sempre alla sua forma fisica qualora comunque decideste di investire su lui un contratto mirato. E vediamo l'avversario come gioca, con un 4-3-3 molto esotico, con gli esterni larghi, Vinicius e Messi, Messi esterno, quella versione lì soprattutto non la vedo benissimo. Vieira Guti, squadra molto di spinta, guardando anche Hernandez e Hakimi. Vediamo un pochino come si comporterà la squadra. Inizialmente, lo sapete, non metto comunque le marcature, voglio capire se effettivamente può darmi fastidio con il suo gioco e nel caso le applichiamo. Andiamo a giocare questa partita. Ci siamo, vediamo questa partita, non so se riuscirò a farmi un'altra perché sono molto tirato oggi ragazzi, molto tirato con i tempi. E se riesco a farmi un'altra volentieri, se no vediamo sto test di questo giocatorino che in tanti mi avete consigliato. Allora qua, occhio ai tu, occhio ai tu, ok, primo tiro in porta, palla persa clamorosamente, perso palla tra l'altro Lainez in questo caso. Vediamo, vediamo. Ok, la palla non vuole andare via. Ok. Momentum a favore. Non riesco a recuperare il pallone. Fallaccio. Fallaccio. Niente, decide di non battere velocemente. Siamo un po' in difficoltà in questo inizio di partita. Ok. Vabbè, dai.
L'ha messa molto alta, però cioè, non è che fosse così difficile da prendere, è abbastanza lenta tra l'altro. Fuori gioco. Se l'è buttata in porta, check da solo. Mentre stava applaudendo. Ok, secondo me voleva darla anche a quello che gli aveva dato il passaggio, però alla fine anche quello mi pare fosse in fuorigioco. Dagli Lainez. Niente ragazzi. Arriva sempre primo e penso che debba segnare, eh. Io penso che debba segnare, fino a quando non segnerà non potrò cominciare a giocare. Vediamo. Vediamo quest'altro calcio d'angolo. Sì, deve segnare, raga. Deve segnare. Deve segnare fino a quando non riuscirà a segnare la partita io non potrò cominciare a giocare. Si vede proprio. Ha sbagliato un gol clamoroso, ma era Theo Hernandez, ma non riesco a gestire un pallone che fosse uno. Guardate, adesso riprende ancora lui. Classico. Ma che Lainez. Proprio è clamorosa quando si vede che la partita deve andare in un certo modo. Mai detto di darla a lui, però continuiamo imperterriti a vedere questo tipo di matchmaking dove si affrontano divisioni di due. Vai Lainez, bravo Lainez, va bene, dagli ancora, calcio d'angolo. Siamo usciti da 12 minuti di inferno. Ah, signore. Ok. Samuel, ok. Dimmi che calcio d'angolo perché se se l'è mangiata mi fa incazzare sta cosa, eh. Se se l'è spada sulla spalla. Ok. Niente, la passiamo sempre di to che è sul primo palo, sul secondo palo. In realtà la palla serve per un altro, eh. Bravo, guardone. Lainez al momento non lo sto vedendo, ragazzi, vi dico la verità. Ora giù non devi fare i movimenti che fa. Dai Lainez, prendi quella palla, diamine, non lo puoi toccare, oh. Porco demonio. Bravo. Vai Lainez, vai bello. Lainez 1-0. Dagli! Basta il tocchettino fino proprio sotto le gambe del portiere probabilmente. Da 12 minuti dove lui ci ha praticamente assediato. E adesso ne siamo un po' usciti, meno male. Vai Jude, dai, eh! Gameplay un po' marcio. Allora, ok. Vedete, ci sono delle volte in cui gli esterni al momento, siamo al ventesimo, non creano troppa superiorità numerica e quindi si può gestire. Ok, va bene, dai. Rimessa dal fondo, ci stava l'azione. Forse magari devo cominciare a valutare anche queste palle da fermo in maniera diversa, perché ne spreco tante, mi dà fastidio sta roba. Vai Lainez che la prendi, Lainez, bravo Lainez. Non vedo il dribbling. Cioè sembra un giocatore molto valido, eh. Sembra un giocatore molto valido, però sarà anche un po' il gameplay ovviamente, giocando i weak è così. Vai Lainez, prendi quella palla. Ok, vai subito, bello, vai dentro. Sguscio con piacere. Lainez. Va bene. Calcio d'angolo. Riproviamo. Allora, io vado sul primo palo. Non troppo forte. Vai Baresotto. Niente. Esce check. Lainez. Ma cosa sei mangiato tu però? Oh, mamma mia. Mamma mia, Lainez, che velocità! Nello stretto
Cioè, in partenza, non lo stretto, in partenza, mi sembra davvero una roba straordinaria, Lions. Eccolo qua, Jude. L'avevamo tipo bruciato, però vabbè, non è un problema, la palla deve andare a schiantarsi contro un altro. E niente, Candela sta fermo mentre lui va, però Gilberto Silva ci salva, ma poi un'altra volta Ribéry si nasconde. Che palla regalata questa, mamma mia, che animazione in marcia. Proprio gli ho fatto l'assist io con un recupero. E controllava tre, ma non lo sapevo. Ricominciamo un'altra volta l'assedio. Lancioni così, passaggi a cannone che finiscono sempre l'avversario. Andiamo, bravo Baresi, dai, bravo Jude, vai Lainez, ovunque Lainez, vai col doppio tocco bro, bravo, vai dentro, dai che te la passo vabbè ci stavo. Sarebbe fallo però va bene, ok. Non è un problema. Lainez in uno stretto. No, esagerato. Esagerato. Però Lainez non vuole fermarsi. Lainez! A tempo finito! Mamma mia, come si muove bene nello stretto sto giocatore. Ha cominciato timidamente, poi doppietta di Lainez. Che giocatore è questo qua? Che giocatore è? Andiamo al secondo che voglio di vedere ancora tutte queste giocate che fa. Mazza, bello buggato sto Cristiano. Non esaltiamoci troppo. Secondo tempo. Andiamo. Vai, vai Lainez, vai vola. Ah, i passaggini non sono il suo forte, però non mollo un cazzo. Lainez, no, vabbè, ma non era per lui. Ma era easy proprio per Bellingham. Ma ti pare che io vada a fare un passaggio del genere? Vabbè. Niente, andiamo avanti. Non mi cosa la crocchetta, vai così. Bravo, raga, ma è fortissimo. Raga, è fortissimo. Cioè, è buggato, vola che è un piacere. Cioè, sapete che tutti questi passaggi la volevo dare a Lainez e gli ho continuato a chi cavolo ha avuto lui. Cioè, guardatelo! Dribbling di Levetta pazzesco. Cioè, guardate la differenza con Eto'o. Che per fare un dribbling che figa ci ha messo 4 mesi. No, ho sbagliato io. Mi ero fermato con la corsa, ma niente da fare. Attenzione. Il gioco di Samu, giusto? Bello il movimento del suo difensore che manda al bar sia Eto'o che me.
Qui non so se è stato poi lui, molto bravo. Vai, Lainez, prova. Bello questo lancione cafonato. Vediamo. Ah. Occhio perché. Bravo Gilbert. Mamma che giocatore Gilberto Silva. Vai. Bravo. No. Niente, gli ho rimbalzato addosso. Niente, occhio! Mamma check. Fallo, ref. Vediamo quanto ha Lainez di calcio di punizione. Allora, facciamo dei cambi. Intanto, allora, Lainez è stanchissimo, c'ha resistenza 74 e Liquitta. Allora ragazzi, non riesco a farne un'altra, purtroppo non riesco a fare un'altra, sono veramente tirato coi tempi. Ci tenevo comunque a farvi notare questo giocatore nei contratti mirati della Liga Messicana. Andate in fondo, lo trovate, è un 4 stelle, ma mascherato, perché è veramente forte, dice veramente la sua, ha fatto due gol, uno più bello dell'altro, in percussione e soprattutto anche in uno stretto si muove, che è un piacere. È quel tipo di giocatore che a me piace tantissimo. Non è altissimo, 1,87, 1,67, scusate, non gli rendono giustizia perché in game fisicamente perde sempre. Il contatto fisico con 59 non riesce a fare nulla. Però nello stretto ho notato che si muove divinamente e soprattutto è molto veloce. Quindi utilizzarlo come esterno per me è la soluzione migliore, così utilizza anche la sua passiva. Però anche trequartista potrebbe essere valido, ribadisco che comunque 1,67 come trequartista non lo aiuterebbero molto, però come esterno ha più libertà anche di corsa e secondo me si esprime benissimo. Sorprendente, sorprendente, ringrazio chi me l'ha consigliato questo giocatore, è un mancino, quindi tanta robetta. Ragazzi, per chi comincia veramente da poco, sta carta va presa, perché secondo me è molto sgrava, è soprattutto strana per essere un 4 stelle, per me è un 5 stelle. E poi ha una pecca che è la forma fisica che va notata e basta, basta. Questo è, io sono molto contento di averlo provato, molto valida davvero. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, per me è un bel 7, non glielo toglie nessuno, ha fatto bellissimi gol e soprattutto si muove da Dio, divinamente su quella fascia. Fatemi sapere, io vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao.